una rivoluzione quando tutto il progetto sarà completato, ma un bel cambiamento anche adesso, dalla prossima settimana. Un cambiamento su cui lavoriamo da molto tempo. La prossima settimana avrà inizio con la ZTL dalle 17.30 per tutti i giorni, con presidio della Polizia Municipale al varco in ingresso al Ponte Santa Lucia e quello in uscita al Ponte Umbertino. Significa mettere fine ad una serie di situazioni, avete spiegato lei e il Sindaco Italia, che altrimenti diventano incontrollabili. Sì, ad oggi la ZTL Nortigia è una ZTL atipica, cioè è sulla metà dell'isola, senza varchi, senza controllo di varchi in uscita, con ciò consentendo una serie di situazioni anomale e incontrollabili anche per le forze dell'ordine. In questo modo il perimetro naturale sarà quello individuato, coinciderà con quello della ZTL. Diventa fondamentale a questo punto l'organizzazione di quelli che devono essere i servizi per il trasporto, per l'ingresso e per l'uscita dal centro storico. Rientra in ballo l'ipotesi, che adesso diventa concreta, dell'utilizzo di via Lorina. Sì, il parcheggio di via Lorina sarà operativo anch'esso dalla prossima settimana con un'offerta di 400 stalli e il prezzo di 1 euro l'ora. E tenteremo con quello di bloccare il traffico in entrata dalla zona sud, che è molto pressante, dando il servizio del bus navetta denominato come linea blu, che percorrerà via Lorina in entrata e in uscita, portando ovviamente gli utenti sino a via Ghindemi, e instaureremo anche la famosa navetta per il periplo, per la distribuzione dei cittadini, diciamo, su tutte le aree dell'isola. Quindi il parcheggio Fonplaten, il parcheggio del Molo, Corso Gelone gratuito, il parcheggio di Piazza Adda e poi, appunto, come abbiamo appena spiegato, via Lorina. Il talete rimane a disposizione di chi è all'interno e dei residenti. Di chi è già all'interno prima dell'orario della ZTL, quindi potrà comunque permanere, e sarà anche a disposizione degli autorizzati e dei residenti. L'obiettivo è importante, quello definitivo soprattutto. Il coraggio in questo caso non manca, serve cambiare anche le abitudini dei residenti, altrove che la ZTL sia formulata come la state impostando è abbastanza normale. Sì, ma spesso, come lei ben sa, quello che è normale altrove a Siracusa diventa motivo di scandalo. In realtà io avverto la tensione di un cambiamento abbastanza importante, ma lo facciamo da un lato con la piena condivisione della Giunta, dall'altra con la piena condivisione, di questo credetemi sono straordinariamente felice, delle associazioni di categorie, di quelle categorie produttive che vivono, operano, lavorano e rischiano all'interno del nostro centro storico, perché non è chiaramente un provvedimento nato dall'oggi al domani, ma viene da mesi di studio, di discussioni, di condivisioni, e pur sapendo che il momento di transizione, i primi giorni saranno, forse anche le prime settimane saranno complicate, noi confidiamo di poter imprimere, un po' come è successo quando abbiamo anticipato il varco di Ortigia, confidiamo che nel tempo questa novità possa essere gradita e soprattutto possa rendere più decoroso e più piacevole vivere il nostro meraviglioso centro. In sostanza la chiusura coinciderà con l'inizio dei ponti per l'accesso al centro storico, per le zone di via Trieste e via Trento, dove rappresenterà comunque una novità, un periodo che già sapete potrà essere relativamente di transizione, per il resto controlli potenziati. Sì, chiaramente, ma l'avete visto già in questi giorni, ci sono dei nuovi controlli ai varchi proprio per impedire ai furbi, a chi decide di non rispettare le regole, di accedere. Chiaramente questo proseguirà e sarà potenziato dal momento in cui partiremo con questa sperimentazione. Ricordo che per arrivare in Ortigia è possibile utilizzare gratuitamente, questo ci tengo a precisarlo, degli autobus di ultima generazione che nella parte più intricata del percorso hanno delle corsie preferenziali, quindi noi confidiamo che questa sperimentazione possa produrre un vantaggio per i nostri cittadini. Lo vedremo insieme, siamo come sempre flessibili e disponibili a modificare le cose che non funzionano e migliorarle.